poi Minici e Surace davanti alla difesa, e poi in avanti c'è Passarelli e David e Matteucci che gioca dall'altra parte. Ricordiamo Matteucci capocannoniere, anche se Passarelli è un centrocampista, una mezzala, sì, quindi potrà darsi che farebbero Surace, Minici e Passarelli con David di prima punta e Matteucci e Rocco Papaleo che li accompagna. Intanto il rotolo del pallone, il possesso è per lo Stilo Monastirace con Rosso, cerca un po' di spazio, cerca lo scambio, palla messa in mezzo, va su Crucitti che c'è il pallone lì e fiora, prima occasione per Crucitti. C'è Gergo che batte subito su Papaleo per la sua prima sortita in avanti, mette questo pallone di sinistro, va di abbattuta, ma ancora Umbaga che tiene questo pallone, vediamo chi viene a supporto, va Ertomen in mezzo, arriva e va a tirare Schiripa, affrontati da tre giocatori dello Stilo, ancora cerca di uscire, esce bene Pedri, la mette in mezzo a Solomon che poi gliela restituisce per il cross, la mette dietro di Caccariera che poi guadagna questo fallo laterale con Schiripa che si era portato in avanti. Gioca Umbaga che si fa vedere sul fallo laterale, è stato disattento, il pallone salta, ma salta molto bene Rocco Papaleo e rientra, poi ancora il pallone dall'altra parte dove c'è Trentinella, vuole il cross bello teso e dà di testa Teiro che adesso cerca di entrare centrale. Piriz vede la porta, si vede già un giocatore quando già vuole tirare, sì. vedremo. Bebe, aspettiamo un attimo, vedo che già si sta riscaldando, intanto iniziamo col possesso Sambiase, darsi a regime anche il centravanti, attenzione a Umbaca, esce questo pallone, non c'è nulla, già l'arbitro lo sbraccia con le mani, con in mezzo Umbaca, questo pallone va di testa so. Intanto c'è un doppio cambio nelle file della Stilo Monastirace, sono pronti ad attenzione a questo tiro, ci siamo un po' insieme a Giallo che favorisce Perri, deve tornare indietro però, fuori verso Scrugli che cerca di mettere questo pallone invitante, va di testa Umbaca, non ci arriva, va su Crucitti, ce l'ha sul sinistro, vediamo se la mette Schiripa, mette questo pallone, mi pare che sia ancora dentro, Scrugli la rimette in mezzo, questa parte lo serve, vediamo se la mette in mezzo, la mette lì o ne va Passarelli di testa, ma impatta male, da battuta, entra Umbaca che taglia Galati molto bene, entra in mezzo al campo, ancora Umbaca, si invola, vuole Colucci, poi batte in porta, un po' debole su il pallone lì, ci mette il piede Colucci come al solito a buttarlo in avanti, ancora però va su Umbaca che è solo all'altra parte e di testa, e poi c'è il gol, gol Crucitti, Umbaca forse sbagliando aveva messo il pallone in porta e invece è riuscito a servire Crucitti e cade Ciampa, non c'è nulla, si parte verso Umbaca che viene subito affrontato al nuovo entrato, attenzione che fa il vuoto, mette questo pallone in mezzo, altra parte arriva di gran capire Papaleo, la batte a corta, vuole da questa parte Lagani, vediamo se la mette, mette Lagani questo buon pallone, va Giuliani di testa, di con le mani Crucitti che cerca di tenere questo pallone su Lagani e poi finisce qui al 97esimo con sofferenza lo Sambiase, la porta a casa, il settimo risultato, risultato, settima vittoria, 7 su 3, 7 in casa e quindi sale a 33 a una giornata dal giro di boa il Sambiase, mentre